Eccomi arrivato a Camp Dryburn, che è un insediamento al centro di Eastern Lanoscea. Questa è una regione un po' complicata, specialmente nella parte più a destra, perché ci si trova delle caverne proprio in mezzo a quelle strutture cristalline che vediamo laggiù in fondo, generate appunto dai frammenti di Dalamud. Ma per ora il nostro obiettivo è completare anche questa quest principale parlando con questo personaggio. Noto che qui c'è anche la quest relativa alle vemete di questo luogo, che io prenderò al volo, che farò immediatamente dopo. Raccolgo la prossima missione principale, che mi porta più a sud, e attivo immediatamente la leve quest. Mi chiederete perché ho deciso di farla subito, semplicemente perché me la trovo sulla strada, quindi non ho proprio nessun motivo di rinunciarvi. Anche se per l'ennesima volta si tratta di una di quelle quest dove dobbiamo scortare un personaggio. In questo caso il personaggio è un goblin e io spero sinceramente che la strada che dobbiamo attraversare sia breve, perché continuo a odiare fortemente questo genere di missione. Tutto ciò che non è direttamente sotto il mio controllo mi infastidisce. Faccio anche piazza pulita dei mostri che magari potrebbero essere rischiosi successivamente. Non voglio veramente rischiare di dover rifare la quest dall'inizio. Comunque ho un sacco di tempo a disposizione, quindi posso anche prendermela molto comoda. Avete notato come io abbia messo il comando Beacon direttamente nella barra, per una questione puramente di semplicità. Purtroppo chi ha la PlayStation, quindi chi si trova a dover usare il pad, si trova un po' a disagio con questo tipo di missione, perché dovrebbe continuamente andare a cercare il comando emote Beacon per farsi seguire dal Goblin in questo caso. Mettendolo in barra. Ora, in questo caso io sono alle prime fasi di gioco, quindi non ho molte altre abilità da mettere, quindi mi va anche bene sprecare uno slot. Ce n'ho già uno sprecato per il minion, ce n'ho uno per le pozioni, quindi diciamo che non è il mio un problema adesso. Però più avanti non potrò sacrificare dei tasti nell'ambito della mia hotbar, perché sarò ricolmo di abilità cui non potrò rinunciare. Bene, la missione è completata, quindi in questo momento chiudo la leve quest guadagnando i punti della leve quest e successivamente chiudo anche la missione che mi sblocca le altre leve quest qui a Camp Dryburn. Perfetto. A questo punto vado a fare la quest principale, che è a sud. Ecco qui, abbiamo trovato uno di quegli anelli all'interno del quale sappiamo che compariranno dei nemici. Ecco gli Amalgia. Gli Amalgia sono un popolo di, chiamiamoli uomini Sauro, che vivono tendenzialmente nel deserto. Sono la razza nemica, diciamo, per antonomasia, della città di Ulda. È la prima volta che li incontriamo. Noi, provenendo dalla città invece di Lim Salomins, avevamo avuto a che fare con gli Shagin, che erano, diciamo, la tribù di Beastmen che inquina in qualche maniera quelle zone.
Ok, ho recuperato evidentemente dei cadaveri. Vado a di nuovo parlare con il personaggio a Camp Dryborn e vediamo cosa ci toccherà fare successivamente. Allora, innanzitutto mi sto dando un'occhiata intorno, mi rendo conto che ci sono delle queste livello 18, quindi a un livello adeguato al mio, proprio qui in zona. Quindi mi porto avanti e cerco di fare qualche punto esperienza in più, proprio facendo queste quest in giro per quest'area che è livellata più o meno come noi. La quest principale ci fa parlare con dei personaggi in giro per quest'area e sinceramente si tratta di cose piuttosto semplici. Purtroppo tutta la storyline principale sarà costellata di missioni che ci chiederanno unicamente di parlare con dei personaggi in giro per il mondo, il che da un lato può essere comodo perché non c'è sforzo, ma dall'altro c'è grande noia nel muoverci in continuazione, in giro, avanti e indietro per i vari teletrasporti. In questo caso qua si parla di personaggi all'interno, grosso modo, della stessa area, ma spesso bisognerà andare in giro da un'area all'altra, magari muoverci tra, non so, Ulda e Walking Sand, Limsa Luminsa e Walking Sand. Alla fine diventerà un rimbalzo tra Horizon e gli altri luoghi in giro per il mondo. Quindi tutto si ridurrà spesso e volentieri in grandi viaggi. La quest prosegue sempre nella stessa zona e ci porta verso questa piccola chiesetta, che è particolare perché non ce ne sono molte. Oltretutto noi attraversiamo questo cimitero che mi pare sia quasi l'unico di tutto il gioco, almeno per quello che mi ricordo. Vedo altre due quest all'interno, quindi ne approfitto. Prendendo tutte le quest relative a una zona, spesso ci si ritrova a fare magari una volta sola la strada tra un punto e l'altro perché appunto magari riusciamo a concluderne magari due o tre assieme. In questo caso vedo un punto da cliccare e un nemico da uccidere nella stessa identica zona. Nella minimappa vedete che appunto ci sono due cerchi arancioni che sono quasi uno sopra l'altro. Quindi posso ottimizzare i tempi e risparmiarne. Chiaramente sono quest di livello piuttosto basso rispetto a me, ma questo soltanto perché io sono decisamente più alto rispetto alle quest della storia principale che sto affrontando. In pratica loro dovrebbero crescere grosso modo insieme a me, invece io sono andato un pochino più veloce. Questo mi porta a essere molto superiore ai nemici nell'ambito delle quest secondarie delle zone che visito. Siccome il mio obiettivo è arrivare a livello 30, ne approfitto e cerco di concludere più missioni secondarie possibili, specie quando sono così rapide e sono magari tutte all'interno della stessa zona. Ecco, ho utilizzato il Mercy Stroke. In questo caso ho dato il colpo di grazia al nemico, che già era con quei punti vita sotto il 15%, mi pare che sia 15%. 20%, sotto il 20% è attivabile Mercy Stroke. Se uccido il nemico proprio grazie a questa mossa, guadagno dei punti vita. Può essere un modo per curarci.
se lanciato nella maniera, nel momento giusto. Ok, le due queste all'interno della chiesa sono state completate. Se ne creano immediatamente delle altre e anche questo fatto sarà una cosa che ci accompagnerà a lungo, specialmente nell'ambito dell'arrivo magari a livello 50 o comunque a importanti step all'interno del nostro livellaggio, ci troveremo a essere circondati da queste attivabili, al punto che a me è successo diverse volte. Noi abbiamo un limitare massimo di quest attivabili. Mi ricordo che mi sono trovato quasi a superare questo limite. Mi pare che fosse 30 missioni e ci sono state delle volte che non ho potuto raccogliere una missione perché dovevo completarne almeno qualcun'altra per poter liberare uno slot nell'ambito del mio journal. Comunque, non è sicuramente questo il caso perché, come avete visto, io non ho raccolto tutte le quest che ho incontrato nelle varie città proprio perché me le sto tenendo da parte per quando poi dovrò alzare fino a livello 15 un'altra classe. Non sarà neanche l'unica classe che voglio alzare perché poi dovrò per forza alzarne altre per essere più performante nell'ambito del mio job. Vi spiegherò poi di cosa sto parlando, si tratta delle cosiddette cross skill, cioè skill che si possono acquisire da altri job che si è livellati. In questo caso potrebbe essere importante alzare quindi altri job fino a un certo livello specifico, quando acquisiranno una certa abilità, per poterla poi portare sul nostro Marauder, che poi sarà Warrior. Ecco fatto, altri 3780 punti. La quest principale qua a fianco a me la prendo subito. Ecco fatto, abbiamo depositato i fiori sulla tomba e abbiamo anche reso omaggio alle povere persone uccise dagli Amalgia e possiamo proseguire ulteriormente, sempre intorno a questa chiesetta. Diciamo che ogni volta la quest principale ci porta piano piano in insediamenti sempre più esterni rispetto alle città principali e quindi diciamo che ci fa esplorare un po' tutto il mondo di gioco, ci veicola nell'ambito di questa esplorazione e ci porta anche a toccare le varie missioni secondarie disponibili in quelle varie regioni. Il gioco in questo è molto vicino al giocatore, cerca di venirgli incontro cercando di non farlo mai perdere e di farlo proseguire con senso, con giudizio. È rarissimo che ci troviamo in zone con nemici molto al di sopra delle nostre possibilità, anzi non succede praticamente mai perché le missioni principali, come anche le missioni secondarie, ci fanno attraversare sempre zone molto sicure. O comunque al nostro livello non ci mette mai in pericolo. Io ricordo che per mappare le varie aree avevo anzitempo visitato alcune zone molto, molto pericolose col Chocobo nel tentativo di raggiungere tutte le varie parti delle mappe ai tempi che bisognava appunto esplorarle tutte per forza e ansioso di guadagnare punti esperienza, perché ovviamente le avessi visitate a livello 50, ai tempi era il massimo livello, avrei perso tutti i punti esperienza relativi alla mappatura. Allora cercai di raggiungerli a livello più basso, ma purtroppo trovai appunto avversari troppo potenti rispetto a me che mi inciottavano con pochi colpi. Un
Un'altra cosa molto positiva di questo gioco rispetto ad altri che ho giocato, tra cui Final Fantasy XI nell'ambito dell'online, è il fatto che quando ci viene richiesto di uccidere dei mostri per farmare specifici oggetti, abbiamo la certezza, o mi pare per la maggior parte, la stragrande maggioranza delle volte, abbiamo la certezza del drop, cioè la certezza di ottenere l'oggetto che ci viene chiesto. In questo caso, tra l'altro, si tratta sempre di key item, cioè di oggetti che poi noi non possiamo droppare con facilità e che non ci occupano posto nello zaino. In questo caso, cercavamo appunto questa carne uccidendo questi caproni. Questa carne veniva droppata automaticamente, quindi ci chiedevano 5 pezzi di carne, dovevamo uccidere 5 caproni. E ricordo invece di Final Fantasy XI in cui dovevamo passare tantissimo tempo a farmare specifici oggetti perché droppavano molto raramente e questo ci portava a una gran perdita di tempo, anche se poi alla fine la missione era piuttosto semplice, quindi uccidere sistematicamente un certo tipo di mostro. Consegno una missione, immediatamente ce ne viene data un'altra e intanto piano piano ne faccio altre ancora. Purtroppo nella minimappa l'icona che mi dice che dentro queste stanze, eccolo qua, c'era uno degli PNG che dobbiamo incontrare per una quest secondaria, non era evidente, quindi dovevamo per forza visitare quasi tutte le stanze per riuscire a trovare questo personaggio, perché appunto l'icona era gigantesca rispetto a, nella minimappa, alle varie stanze all'interno di quella casa. Sì, ogni personaggio ci dà una quest in più immediatamente dopo aver consegnato quella precedente, quindi ci si perde facilmente all'interno di questo loop di missioni che piano piano diventano sempre più di alto livello. Diciamo che noi dovremmo focalizzarci su quelle principali, però, visto che stiamo visitando una zona, cercare di fare tutte le quest della zona potrebbe essere un modo utile per cercare di alzarci contemporaneamente di livello. Come vi avevo detto prima, di nuovo la quest principale piano piano ci fa spostare, ci fa arrivare in una location un po' più avanti rispetto a Dryborn. È poco a nord ed è un insediamento. Adesso io sto uccidendo dei nemici che servono per una quest secondaria. Però nella minimappa l'insediamento è qui in cima. Questo è un insediamento che noi inizialmente avevamo ignorato, anche perché i nemici piano piano stavano diventando più forti, arrivando fin lì. Solo adesso siamo al livello giusto, anche per raggiungere quella zona, e quindi ci stiamo andando. Eccoci arrivati, oltretutto. Chiudiamo una missione e immediatamente, ovviamente, ce n'è un'altra a disposizione. C'è un mercante, ricordatevi sempre di riparare i vostri equipaggiamenti quando è possibile farlo, per non trovarsi poi a dover combattere con delle armature semidistrutte che non ci proteggono più. Cambio ascia, ne metto una più potente, posso farla diventare la mia ascia principale. Il mio livello sale a 13 e vedo un sacco di icone sulla mia minimappa. Inizio a cliccare qua e là in maniera quasi ignorante. Devo attaccare dei volantini in giro per questo campo apparentemente militare. Ho anche la quest principale sotto mano. E si va avanti così. E alla fine di questa serie di missioni dovrei raggiungere il livello 28 e ormai sono veramente a tiro per il livello 30. A livello 30 cambierà molto questo gioco. O comunque mi troverò ad avere a disposizione appunto un job completo, cioè una classe specializzata.
Mi mancano meno di 100 punti per passare di livello e tornando verso Camp Dryburn incontro dei nemici che qualche quest mi chiede di uccidere. Non mi tiro indietro e cerco di farli fuori velocemente. Devo farne fuori 4. Il loro livello però è troppo basso per darmi punti esperienza e questo è un elemento che dovremmo tenere in considerazione, cioè il fatto che alcuni nemici quando il loro livello è molto al di sotto del nostro smetteranno di darci punti esperienza. Questo ci porta quindi a cercare sempre nuove sfide e nuovi avversari all'altezza delle nostre asce. Penso che il limite sia 10 livelli, cioè dobbiamo far fuori nemici che siano all'interno dei 10 livelli di differenza per avere punti esperienza. Comunque c'è da dire che più sono deboli, più è facile abbatterli, quindi le missioni che comunque ci danno punti nel loro completamento vengono eseguite molto più velocemente. In questo caso, per esempio, raggiungere questo pezzo di pietra in mezzo a questi nemici di livello 27 è piuttosto semplice perché appunto non mi considerano un avversario alla loro altezza e quindi mi ignorano. Raccogliendo questi pezzi di marmo in queste rovine, mi imbatto con dei nemici che dovrebbero essere all'altezza, diciamo, di potermi dare dei punti esperienza. In questo caso me ne danno 21 a testa, non abbastanza quindi per passare di livello, però già qualcosina in più rispetto ai nemici di livello 16 che mi danno proprio zero. Purtroppo non ci sono i teletrasporti per tutti gli insediamenti, ovviamente, ce n'è soltanto uno, massimo due, nelle varie zone in corrispondenza diciamo del villaggio più rappresentativo, in questo caso Camp Dryburn. Anche se poi ci sono insediamenti un po' più piccoli magari, ma altrettanto interessanti. Qui per esempio dovevo chiudere due missioni con le quali arriverò a livello 28. A livello 28 ottengo un miglioramento della mia abilità Fracture, che è un dot, quindi è una sorta di veleno che posso infliggere ai nemici. Passando di livello ho ottenuto un punto da assegnare a Vitality, in questo caso mi accorgo che non avevo assegnato nemmeno quello precedente. E mi muovo verso Camp Dryburn dove devo consegnare la quest principale, ma come vedete ogni volta che mi muovo noto nuovi nemici da uccidere per qualche quest. Questo è frutto del fatto che ne ho accettate una quantità quasi inverosimile nei miei spostamenti. Questo è un modo di ottimizzare i tempi, quindi di riuscire a ottenere il massimo con i minori spostamenti possibili. Chiaramente più missioni abbiamo attive, più ci rendiamo conto di missioni che abbiamo nei dintorni che potremo completare all'interno di un unico viaggio, magari.